Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione. Luca Rossi, un giorno con calma parleremo di Pedro Acosta, quel ragazzino terribile che dopo quattro gare appena messo sopra una moto ha fatto tre primi posti e un terzo, appena messo sulla moto, sceso dalla culla. Sì, ma calma, vabbè, ne parleremo, tanto è appena iniziato il mondiale. Oggi ho letto recensioni veramente straordinarie su questo discolaccio spagnolo. Intanto parliamo invece di acqua adesso, perché tra due settimane prenderanno il via gli europei di nuoto, no? Saranno un test importante anche in chiave olimpica per capire come la disciplina al pari della scherma più medagliata di sempre della storia olimpica italiana si appresterà a vivere l'appuntamento con i cinque cerchi in programma, lo ricordo, da fine luglio fino all'8 agosto. E però c'è ancora una riforma dello sport, no? Un recovery fund, stanziamenti su cui continuare a fare il punto. Un punto che alla luce, no, delle immagini a cui abbiamo assistito ieri, oggi prenderà inevitabilmente una nota di amarezza in più. Lo facciamo come al solito con il direttore del quotidiano online su inbiz.it, Christian Zicche. Direttore, buon'acqua a te, caro collega, caro Ronaldo. Ben trovato, direttore. Allora, direttore, seppur lentamente, questa è la premessa, qualcosa dal mondo acquatico, dai centri sportivi, dalle società sportive e via dicendo, sembrerebbe iniziare a muoversi. Le modalità di riapertura però ancora giacciono nel dubbio e nell'ombra. Ne sai qualcosa? Hai fatto bene tu a partire dalla nota positiva, che è appunto quella agonistica, quella sportiva, quella che ci inorgoglisce sempre di più, perché hai detto bene, il nuoto è identificato come disciplina agonistica sportiva, è quello che vince di più di tutti, è vanto di questo nostro paese. Però c'è un punto, noi l'abbiamo messo oggi con un mio editoriale all'evidenza, rispetto al fatto che lo sport di base, e quindi il nuoto ha in questa base una caratteristica un po' più complessa rispetto agli altri, perché permette ai bambini non solo di formarsi dal punto di vista fisico, ma anche di vivere, nel senso del fatto che sapere stare in acqua è una responsabilità di sopravvivenza. Ebbene, quella parte lì, cioè la storia delle piscine disponibili per la scuola nuoto, è ben stata dimenticata da tutto, dalle istituzioni, dal governo. E non c'è una risposta che sia una, allora noi rimaniamo fortemente imbarazzati. E tu pensa, parliamo di scuole nuoto per bambini normodotati, non posso pensare che si dovesse aprire tutta quanta una questione anche in rapporto alla disabilità, cosa uscirebbe. E questo è un punto su cui bisogna fortemente ragionare. La verità, sai qual è? Che in questo paese a parole siamo tutti quanti grandi sportivi, grandi appassionati, ma in realtà non esiste una cultura dello sport che sia reale. Esatto, è un discorso questo che spero, direttore, non finirà col riverberarsi per anni, no, sulla gioventù del nostro paese, perché non riguarda soltanto lo sport, riguarda le scuole e disagi e carenze, insomma, no, sono un po' all'ordine del giorno, la cronaca comincia a darne conto, e spero, insomma, no, che non siano destinati a intaccare a lungo lo sviluppo sociale, cognitivo, sportivo, motorio dei giovani di oggi. Interessante parole quelle che tu dici, però il problema è uno, ripeto, sempre la cultura dello sport, del fatto che in questo paese la massa vince sulla regola, spesso si vede, no? Si è detto non assembratevi, ieri festanti tifosi hanno fatto più di una vasca, ecco la battuta, loro fanno le vasche a Piazza Duomo e le vasche, quelle dei bambini, sono chiuse perché, ti ricordi, l'ultima disposizione era quella di avere un rapporto, un istruttore e un bambino, cosa sostanzialmente impossibile. Perché dico questo? Perché le scuole nuoto sono fondamentali, importanti, ma sono collegate a tutto quanto il resto, cioè sono collegate al fatto che dalle scuole nuoto escono solo bambini sani che sanno galleggiare e quindi non rischiano la vita, ma escono anche i futuri campioni, e le scuole nuoto sono collegate a tutta quell'impiantistica che è completamente dimenticata. Ho sentito, tu hai fatto un accenno molto importante al miliardo che è stato stanziato per rilanciare lo sport, che poi è un rilancio un po' strano, perché si parla, ad esempio, per quanto ci riguarda, di tutto tranne che delle piscine. E ti ricordi che proprio qui a Radio Cusano, noi di suinbit.it, parlammo di
di rivoluzione anche un po' acquatica, nel senso mettiamo a disposizione dei soldi per far sì che ad esempio le piscine si trasformino da impianti tecnologicamente complessi ma che vanno ancora a cloro, a impianti che rimangono complessi ma che il cloro lo dimenticano, oltre che adesso il cloro, diciamo, è una nota positiva rispetto alla gestione, perché l'hanno detto gli scienziati, mica su Invizza.it, noi l'abbiamo ripreso, che il cloro è, diciamo così, l'elemento che preserva i bambini che si buttano in acqua, magari a scuola no, ma in piscina sì. Certo, e di questo, in un paese in cui, scusami, c'è l'eco bonus per tutto al 110, anche per le cucce dei cani, non si parla di stanziamenti destinati a questo settore fondamentale e importante. Esatto, e mi auguro però, perché veramente sarebbe un autogol clamoroso, no? Dopo tutto quello che non solo noi ci siamo detti in questi 16 mesi, no? Non aver colto, non aver capito l'importanza, no? Quale pilastro sociale sia lo sport, ma anche in termini economici, un euro investito nello sport equivale a molti più euro risparmiati poi, no? Dal punto di vista della sanità, del sistema sanitario nazionale. Insomma, sembra tautologico ricordarlo, ma è così, direttore. Passiamo a note più lieti invece, perché tra due settimane prendono il via gli europei e li ho definiti, no, un test, l'ultimo test veramente importante alla vigilia poi dei giochi olimpici. In che condizioni ci arriviamo? Ti posso fare una battuta che poi battuta non è, cioè, ci arriviamo con la solita condizione, cioè l'Italia è in questa Europa un po' così, un po' turbata, un po' tanto turbata, perché ovviamente ogni paese ha i suoi problemi con gli atleti, di allenamento, di gestione degli eventi, quant'altro, arriva come al solito da nazione leader, mi va di dirlo, perché noi siamo diciamo il faro illuminante del nuoto a livello europeo. Arriviamo con tanti campioni, arriviamo con una serie di medaglie importanti, e questo fa bene certamente al morale, ma fa bene anche al computo delle medaglie, perché poi ci saranno sempre quelli che batteranno le mani, ma sono sempre quelli a cui bisogna fare poi la domanda: intanto siete orgogliosi del nuoto, ma poi non ne parlate dove si deve. Ma detto questo, è ovvio che noi ci aspettiamo grandi risultati in funzione poi di quello che sarà, forse, speriamo, l'Olimpiade, perché hai detto bene tu prima, l'Olimpiade continua a essere sub iudice. Già il fatto che oggi il Giappone dica le facciamo ma a porte chiuse vuol dire che ci auguriamo di farle, quantomeno. A porte chiuse sarà comunque un'altra Olimpiade, poi bisogna vedere chi parteciperà a questa Olimpiade. Essendo che il nuoto è la disciplina che apre tutto da sempre, vero. E quindi già lì avremo subito l'impatto, no? E noi da questa Olimpiade e da quello che è il nuoto ci aspettiamo sempre molto. Io però è un discorso che procede per me su due binari paralleli, perché da un lato, no, le misure dovranno riguardare gli atleti che si presenteranno in Giappone. Da questo punto di vista l'Italia, al pari delle altre nazioni, sta per iniziare la sua campagna vaccinale e questo dovrebbe portare atleti tutti vaccinati in quel di Tokyo. E poi però dall'altro, direttore, c'è proprio un aspetto logistico legato alla quotidianità, no, sul paese, sulle strade, sulle piste, sugli alberghi, quello che si vivrà lì in Giappone alla luce della variante che sta falcidiando il paese. Insomma, sono due binari paralleli, ma dalla cui bontà, no, poi dal cui buon esito dipenderà poi l'esito complessivo dei giochi. Allora, per quanto riguarda la vaccinazione, il ragionamento complessivo sono completamente d'accordo con te. Per quanto riguarda la vaccinazione, tu sai che tre quarti della nazionale italiana di nuoto è una nazionale composta da atleti il cui tesseramento è militare, quindi parecchi di loro hanno già concluso l'iter vaccinale, quindi rimangono ancora pochi quelli, diciamo, tra virgolette civili, no? Che dovranno fare il vaccino, o che comunque sono coperti, perché ricordi, la Pellegrini ebbe il coronavirus e quindi evidentemente sta in una condizione altra che riguarda coloro i quali hanno avuto la malattia. Detto questo, poi è evidente che è tutto l'avvicinamento un po' a questa situazione che preoccupa, però ripeto, la squadra di nuoto italiano, lo sport del nuoto è uno sport di professionisti a tutto tondo che sono ormai organizzati a affrontare, diciamo, qualsiasi situazione agonistica, per cui l'importante, detto adesso, è gareggiare, perché noi da questa Olimpiade ci aspettiamo poi molto, ma è solo l'inizio, perché
conta sempre ricordarlo, il vero grande evento che a noi interessa, che per carità, con tutto rispetto per questa Olimpiade un po' atipica per quella che probabilmente si presenterà, e poi l'Europeo di nuoto del 22 nella nostra città di Roma, che sarà il vero grande evento, e speriamo a totale pubblico. Quindi sì. Questo è l'augurio che noi ci facciamo, di vedere uno stadio del nuoto con 20-30 mila persone che in tutta sicurezza possono assistere alle teste dei nostri atleti. Ma lo sai, ci pensavo, direttore, perché il 2021, no, adesso ci saranno Europei e Olimpiadi, più gli Europei di nuoto e tante altre rassegne che abbiamo visto in questo anno. E altre, sì, abbiamo gli Europei Junior a luglio a Roma. Nel 22 tu hai fatto riferimento agli Europei di nuoto, ci saranno i Mondiali di Qatar. Insomma, il fatto che sia saltato un anno nella calendarizzazione dei grandi eventi ha di fatto poi concentrato questi eventi, no, nel breve termine, negli anni, nei prossimissimi anni che andremo a vivere, e farlo in condizioni, no, ancora lontane dall'immunità di gregge o con scivoloni come quelli di Piazza Duomo, è un discorso, insomma, sembra il passo del granchio, un passo avanti e due passi indietro. Hai detto bene, perché lo sport, che è non solo il calcio, ha bisogno di pubblico. Il nuoto, esatto, che tu ricordi, per quanto puoi vaccinare nostra. Gli atleti, poi, esatto, come dire, l'anima dello sport che si fonda, no, su questo rito collettivo, continuerà a essere sempre lontana dal cuore delle competizioni. Una cosa è vederla in televisione, è una cosa è vederla dal vivo, no? Quindi la vasca del Foro Italico, che ospitò il Mondiale del 2009, era qualcosa di clamoroso. C'erano più di 30.000 persone a guardare quella competizione. E credo che sia fondamentalmente importante ragionare e partire da lì. Direttore Zic, ti ringrazio e ci risentiremo proprio in procinto del via di questi Europei. Quando... Tanto manca poco, diciamo 2 settimane, e diciamo che entriamo nel vivo, almeno per l'Europeo, e così parleremo di medaglie, di belle cose. Benissimo, direttore Zic, ti ringrazio. Buon lavoro a te e a tutta la tua redazione. A presto. Grazie a te, ciao. Thank you.